Rai Extra ti riporta al centro delle inchieste più scottanti con Report. Ognuno ha la sua idea di quel che è normale e quel che non lo è. Lunedì alle 10 e alle 21 su Rai Extra. Delle buone serate a tutti, la buona serata alle creature della notte, a tutti coloro che invece fossero sintonizzati per caso. Che cosa c'è? Ti vuoi far vedere? Va bene, Karen si vuole far vedere. Solo perché ha un cappotto un po' colorato. Queste ragazze, queste ballerine. Allora, la più calda buona serata a tutti quanti. Benvenuti nel Iperspazio, tanto per cominciare. Benvenuti. Finalmente abbiamo ritrovato il nostro studio qua. È un po' di tempo che fra puntate speciali e tutto il resto non ci rivedevamo in un ambiente così bianco. Mr. Pippo Guarnera qui alla mia sinistra in mezzo alle sue tastiere elettroniche, Miss Karen Ford in mezzo al suo vestito colorato. Una puntata di colori pazzi questa sera, oggetti che arrivano, gente che viene, gente che va. Che sta succedendo nell'Iperspazio stanotte? Allora, sono arrivate un pochino di lettere e dicono quasi tutte la stessa cosa. Dicono, allora, meno chiacchiere e più musica, meno parole e più video, più cose che succedono, più immagini. Ebbene, abbiamo deciso di tutto sommato di darvi ascolto, forse avete anche voi le vostre ragioni. Anche perché poi più in tardi, più nel corso del programma, arriva Mario Luzzatto Fegiz col suo processo e lì, insomma, si parla, no? Quindi, insomma, le parole ce ne saranno abbastanza. Noi invece, una cosa molto sintetica per aprire la puntata subito, andiamo subito al sommario. Allora, prima di tutto, in sommario abbiamo, come sempre, Miss Tony Basil, la nostra coreografa ballerina, con il mio replicante che la va a intervistare in giro per l'Iperspazio numero 2. Poi c'è Ryuichi Sakamoto, un video suo, tratto, il pezzo è tratto dalla colonna sonora di questo film, si chiama Merry Christmas, Mr. Lawrence, ed è un film in cui c'è anche David Bowie, anche se nel video non si vedrà, però c'è David Sylvian, cantante dei Japan, dei disciolti Japan, che invece nel video si vedrà. Poi abbiamo naturalmente video hit, sigla finale di J.J. Cale. E invece per cominciare, due maestri della Jazz Fusion, che è stato una cosa che... Jazz Fusion, lui cambia tutto lì dietro. Allora, Jazz Fusion era quella musica che negli anni 70 si è incrociata. Jazz e rock insieme, quindi un jazz molto dinamico, abbastanza commerciale. Due maestri, George Duke da una parte e Stanley Clark dall'altra, tastiere e basso. Gran video per aprire questa puntata di Mr. Fans.
La serie Replicanti nell'iperspazio, ecco la mia giovane creatura, il mio giovane replicante, alle prese nell'iperspazio numero 2, con la nostra ospite fissa, Miss Toni Basil. Come avete forse già avuto occasione di vedere, le coreografie della nostra ospite, di Toni Basil, sono qualcosa di abbastanza straordinario, nel senso che fondono insieme tutta una serie di elementi che noi troviamo nel mondo contemporaneo e trovano una loro facilità molto scorrevole nell'entrare uno dentro l'altro. Forse è il caso però di chiedere a lei come mai queste cose si fondono insieme in questa maniera. How come these things come together and what comes together? Well, I grew up with rock and roll music and I went to ballet class every day. So the two ideas of music and dance, even though they're quite separate, come together in my life. And the next piece, which is a piece from Swan Lake, music by Tchaikovsky, I mix classical ballerinas with four from the dance group The Lockers. Forse la difficoltà in questo è trovare gli stessi ritmi, perché abitualmente i danzatori neri soprattutto sono abituati alla disco, sono abituati al rhythm and blues, sono abituati a degli altri ritmi. Trovi difficoltà nel far entrare loro in un clima classico? Did you find any difficulty in putting street dancers into classical ballets? They usually work on other rhythms. No, this particular rhythm by Tchaikovsky almost has a backbeat of its own, and most rock dancers dance to the backbeat, classical dancers dance mainly to the melody, but this particular style of music just fit both. Allora vediamocelo, come avete capito Swan Lake, quindi questo è il lago dei cigni di Tchaikovsky, una combinazione veramente molto affascinante, la vedrete adesso. Toni Basil come coreografa. Benvenuti in territorio di Video Hit, questa naturalmente è la Video Hit italiana, è la prima delle due, quindi è quella baby, è quella corta, è quella che finisce ancora prima di essere cominciata. Per quanto riguarda invece lettere e tutto il resto, ci rivedremo fra qualche minuto per la Video Hit internazionale. Ci sono un paio di lettere curiose arrivate questa settimana, di quelle da vedere, che facciamo vedere abitualmente. Allora andiamo verso la Video Hit italiana invece, questi sono naturalmente i video di artisti italiani comparsi a Mr. Fantasy. E allora, se partiamo, al terzo posto c'è una nuova rientrata. Era uscito una settimana e adesso rientra Nino Buonocore. Il video si chiama Notte Chiara. Allora, dopo tutto il parlare che si è fatto di pezzi estivi, di andare alla playa e tutto il resto, invece l'arguzia di un autore, di un giovane autore che si chiama Enrico Ruggeri, ha dato materiale a Loredana Bertè per una splendida canzone su quello che è invece una spiaggia oppure un mare d'inverno. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV.
attraverso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. E al numero uno invece, quello che l'altro anno è stata la rivelazione di Mr. Fantasy, è ritornato nuovo look e anche nuovo video. Lui si chiama Shalpi, il brano si chiama Io e Less. Forbidden Colors è il titolo del video realizzato con la musica di Ryuichi Sakamoto, invece con il volto e anche con la voce di David Sylvian, che era il cantante dei Japan, ormai disciolti. Bene, Ryuichi Sakamoto è il nuovo artista giapponese, la nuova rockstar giapponese, e ha realizzato la colonna sonora di questo film, che si chiama Merry Christmas, Mr. Lawrence, che in Italia dovrebbe uscire in questi giorni e si dovrebbe chiamare Furio. E a questo film ha partecipato però un altro artista molto forte nel campo della multimedialità, ovvero dell'esprimersi in direzioni e in campi diversi, ovvero David Bowie, che naturalmente, come Sakamoto, anche lui è musicista, autore di video e anche attore. Bene, questo film parla dello scontro fra due concezioni di vita completamente diverse. In realtà non l'ho ancora visto, quindi non so ancora bene di che cosa parli, però probabilmente c'è questo contrasto fra Occidente e Oriente. È stato un successo al Film Festival di Cannes, e quindi questo è un video che non è tratto dal film, però è tratta dalla colonna sonora, e allora Forbidden Colors, colori proibiti. Here am I, a lifetime of life.
Benvenuti in territorio di Video Hit, questa è la Video Hit internazionale, quella 10 posti, che è anche il luogo abitualmente deputato alla lettura della posta. Allora, ci sono un paio di lettere curiose questa settimana da far vedere. Questa è la prima, questa è veramente colori proibiti. Questa è un patchwork di lettera, naturalmente vedete in giallo i numeri della Video Hit, chi non vede il televisore a colori li vedrà in chiaro. Beh, mi sembra un gran lavoro. Loro pregano e dicono di farla vedere, che sennò si attacca al tubo del gas, che per carità non vorremmo mai avere un gasato sulla coscienza. E beh, insomma, bello, no? Ragazzi, se volete anche farmi una coperta, Natale ormai è passato, ma comunque se me la volete fare, in tutti i casi mi sembra che ci avete un bel gusto per mettere insieme le cose. Ricorda un po' la poltrona che vedete nel resto della puntata. E poi questa è un'altra lettera curiosa. Questa riprende la moda, quella dell'anno scorso, quella di prendere i fumetti, di sbiancare i dialoghi originali e di riscriverli con una nuova sceneggiatura, magari proprio improntata su Mr. Fantasy. Fumetto della settimana, questo è Diabolic. Tutto questo oro non vale i video di Mr. Fantasy. Questo è vero, visto, soprattutto considerato quello che costano i video di questi tempi, da Michael Jackson in poi. E la storia va avanti, adesso senza andare sui singoli fumetti, la storia va avanti, insomma c'è Eva Kant, che è l'ufficiale amante, o moglie che sia, di Diabolic, che è pazza dei video di Mr. Fantasy. Allora Diabolic cosa fa? Fa un piccolo colpetto, come gli è abbastanza congeniale, e se li viene a prendere tutti, cosa che noi ci auguriamo non succeda esattamente in questi giorni, anche perché niente video, niente Video Hit, niente programma, tutti a casa. Allora, 10 meraviglie del mondo video a far vedere, ma un indirizzo anche da dare: Viale Mazzini 14, 00195. Continua a rimanere il posto dove mandare tutti questi vostri lavori di bricolage e roba varia. Noi abbiamo dei nomi, io mi chiamo Carlo Massarini, per esempio, poi c'è anche Fegiz, che ha un nome, si chiama Mario Luzzato. Se volete mandare della posta personale a nome, se no Mr. Fantasy in generale come trasmissione. Video Hit della settimana, a partire dal numero 10, musica dal continente nero, dall'Africa. Questa è King Sunny Ade dalla Nigeria e si chiama Penkele. Questo è il buon Jackson Brown che ci dà, e questa si chiama The Woman's Got the Power, Clarence Clemens. Più in su, questi sono Elvis, Carlo e Diana. Every day I write the book. All you know.
posto più in su, questa dalla band dei miei sogni, quello che è possibile, potenzialmente il party dei miei sogni, Kid Creole and the Coconuts, la festa sulla barca del salvataggio, the lifeboat party. Quinto posto, questo è uno dei video più bizzarri, ma anche uno dei video più geniali degli ultimi tempi. Grande musica da ballo, Herbie Hancock, alle prese con lo scratch, e questo si chiama Rocket. Tutti coloro che si chiedessero che fine avessero fatto i Rolling Stone, questa, quarto posto in classifica. Back in the jungle, people whisper, people double talk. Once black fathers act so humble. Parte altissima della classifica, due che tengono, uno che arriva di sorpresa al primo posto. Andiamo con ordine, a partire dal numero 3, di nuovo, ancora una volta, Peter Gabriel. Da uno dei migliori album di quest'anno sono stati tratti ormai già almeno 4 video. Questi sono i Police, dell'ultimo video che ci è arrivato, Synchronicity.
finalmente, The Doors, Love Me Two Times. Love me one time, babe. Could not speak. Love me one time, baby. Hear my lips got weak. But love me two times, girl. Fantasy, mi parli dei tuoi complessi. No, guardi, dei miei complessi non ne vorrei parlare, non vorrei proprio parlarne, guardi. Voglio sapere tutto. No, guardi, dei miei complessi non mi va di parlare, anche perché di complessi poi c'è lui che ne parla. Lui chi? Come lui chi? Non lo sai? Non lo sanno nemmeno loro? Aspettate un attimo e vedrete. Buonasera, qui si processano stasera i gruppi italiani. I gruppi italiani hanno ancora delle possibilità di sopravvivere o rischiano di essere travolti dai suoni degli stranieri che tutti ballano, comprano? E ancora, i gruppi italiani possono ripetere alcuni exploit di tanti anni fa, per esempio varcare l'oceano come fece la PFM, hanno possibilità di andare all'estero? Volevamo intitolare questa puntata del processo Il complesso dei complessi. Titolo ambiguo, che vorrebbe dire, anche perché il tema è un po' ambiguo come vedrete, in quanto il complesso dei complessi potrebbe essere il complesso che hanno i complessi nei confronti degli stranieri, o ancora il fatto che c'è un solo complesso dei complessi d'Italia che staziona permanentemente nelle classifiche, vale a dire i Pooh. Insomma, c'è un futuro per i complessi italiani o no? Lo vedremo insieme a voi e alla nostra giuria. Giuria che come sempre è un campionario di abbigliamenti e varie umanità, naturalmente il giudizio finale come sapete è affidato a voi che scrivete in Viale Mazzini 14 a Grunt, e adesso veniamo all'accusa e alla difesa. Stavolta l'accusa non è affidata a un giornalista, ma a un personaggio che con i gruppi italiani ha avuto molto a che fare, oltre che con quelli stranieri, quindi conosce un po' le due facce della realtà. L'accusa è affidata a Franco Mamone, manager. Franco Mamone è manager, nonché presidente da poco dell'Associazione Managers Italiani, e ha conosciuto in prima persona, nel senso che ha anche organizzato le tournée in Italia e all'estero di parecchi gruppi. Quali, Mamone? Tra i più significativi, indubbiamente, la Formula 3, in ordine cronologico, la premiata Forneria Marconi, il Banco e gli ultimi gli Area. Quindi con loro molte gioie e dolori. Bene, la difesa invece è affidata a Fabio Santini di TV Sorrisi e Canzoni. Ecco, Sorrisi e Canzoni è un giornale sempre molto impegnato sul propagandare i gruppi italiani, mi pare, no Santini? Sì, direi che soprattutto questo atteggiamento di aiutare a propagandare i gruppi italiani è stato preso negli ultimi anni, da quando cioè il rock dei gruppi italiani è diventato quello che in America viene definita musica pop, cioè una musica che entra nelle classifiche e che noi abbiamo aiutato a far conoscere sicuramente dal nostro giornale. Hai parlato di classifiche, e a giudicare dalle classifiche si direbbe che l'unico complesso che sfonda sempre in Italia sono i Pooh. Qual è il loro segreto? Il modo di stare sul palco? Il modo di suonare? Per appurare questa realtà e poi farne seguire altre come analisi, ci siamo recati con il cancelliere Frassa sul luogo del delitto. Il luogo del delitto è un concerto dei Pooh. L'ultimo disco che avete comprato. Seguite altri gruppi musicali italiani? Un complesso come il vostro assomiglia di più a una famiglia, a un'azienda vera e propria, a una comunità religiosa. Diciamo che sì, siamo quattro amici, quattro ragazzi che fanno della musica
e si divertono ancora nonostante siano passati molti anni, e questo penso che sia la cosa più importante. Molti pensano solamente così, arrivare al successo per fare i soldi, mentre che loro no, loro hanno quella passione del complesso che dell'inizio. Ecco. Secondo voi perché i Beatles si sono divisi e perché ciò non è accaduto a voi? Nel nostro caso specifico abbiamo la fortuna di avere quattro caratteri completamente diversi, di conseguenza riusciamo a non invadere nessuno il campo dell'altro, abbiamo una grossa stima reciproca e questo ci aiuta a superare anche quei momenti, diciamo così, di bassa, no? E poi soprattutto siamo sostenuti da una situazione di successo. Quanto pensate che dureranno ancora i Pooh? Molti anni, molti anni, molti anni. Per me sono bravissimi e non lo so il perché. C'è un handicap fra suoni dei gruppi italiani e stranieri? Direi che a oggi l'handicap non c'è più. Direi che a oggi i gruppi italiani hanno le stesse sonorità dei gruppi stranieri. Forse hanno una maniera diversa di interpretare quella che è la musica, quello che è il concetto armonico e melodico proprio dello scrivere e dell'arrangiare le canzoni. A livello di sonorità oggi basta avere un po' di soldi da spendere. E come se lo comprano gli australiani o gli americani, il Fairlight se lo comprano pure i Pooh. Il costo totale della macchina, che è composta da terminale video, tastiera musicale, computer o due tastiere, il software e la libreria completa di 500 suoni è 50 milioni. Uno strumento che è fantastico, è praticamente una banca immensa di suoni che ci dà la possibilità di adoperare, non so, dall'orchestra sinfonica alla caduta del bicchiere in un appartamento di Greenwich. Ma con tutte queste luci, effetti, tastiere, calcolatori e così via, non può essere implicita un'accusa di megalomania al vostro gruppo? Molte potrebbe essere anche in questo senso. Noi non ce la viviamo così, anche perché è un tipo di politica che abbiamo fatto da un po' di tempo a questa parte, quando abbiamo capito che oltre al fatto musicale fino a se stesso, forse era molto importante anche il fatto che la gente uscisse dai nostri concerti dopo aver visto un concerto con tutte le regole a posto, cioè con luci, suoni, spettacolarità, scenografia. Non basta farsi vedere in filmati a New York, parlare di Fairlight, buttare delle cifre così come se tutti potessero avere 50 milioni per comprarselo, eccetera, eccetera. Io ritengo che l'impossibilità di sopravvivere per i gruppi italiani sia molto più seria che non tagliarla tutta così brevemente. Tra le tante cose ovviamente da dire è che soprattutto bisogna prima che imparino a vivere col cuore, con la testa e con le mani, che non così contornarsi di un gigantismo solo tecnologico. Ovviamente poi devono anche capire che se anche non sono aiutati dalle strutture, non esistono strutture, non esistono degli atteggiamenti di consenso da parte degli addetti ai lavori, eccetera, eccetera, devono soprattutto sacrificarsi, non abbandonarsi a un sacrificio minimo e passare immediatamente nella schiera dei session man per far sì di vivere del proprio strumento. Ecco, Mamone, scusa, ma vorrei chiedere che cosa è stata la parte più significativa della sua esperienza con la musica italiana? Quali gruppi e soprattutto cosa è successo con questi gruppi? Diciamo che sì, ci sono ovviamente stati dei gruppi che hanno potuto sacrificarsi o hanno voluto sacrificarsi più degli altri. Quali? Come la premiata Oliarea, che ripeto sono stati gli unici però gruppi che per poter fare la loro musica si sono fatti protestare.
Ora, cosa vuol dire? Cioè che esatto, li hanno cacciati? Cioè, sì, diciamo che un gruppo o un artista qualsiasi che si esibisce in pubblico ricevere la bollatura di protesto vuol dire che chiaramente non è all'altezza di poter piacere e questo l'hanno voluto fare volontariamente per potersi dedicare alla loro musica, per avere uno stimolo in più, ecco, per arrivare attraverso la loro musica. Ecco, la Iare a che cosa ha significato come esperienza per la musica italiana? Beh, credo che gli Area siano stati il vero gruppo di rottura della musica italiana. Dopo una prima fase dove i gruppi italiani hanno imparato a muovere le dita vedendo, tanto sappiamo che il rock non è nato in Italia, diciamo, dopo aver imparato a muovere le dita, gli Area è stato il primo gruppo, ritengo, creativo, che è andato controcorrente, e bisogna dar merito al fatto che in effetti sono anche riusciti a dividere il pubblico in due agli inizi, certo. Però ci ricordiamo tutti poi alla fine del consenso totale che hanno avuto con il concerto di Per Demetrio Strato, che è stato fatto all'Arena, dove c'erano 60.000 persone in sostanza. Farabia, vedere questo splendido documento video del 1976, quindi di 8 anni fa, degli Area, e sentire in giro che qualcuno ancora chiede quale sarà il futuro dei gruppi italiani, quando il futuro lo si è già tracciato, probabilmente già negli anni 70. Gli Area rappresentano un caso italiano di sofferenza, di volontà, come diceva Mamone, di rottura, di fare delle cose d'avanguardia. C'è un altro caso internazionale, mondiale, Premiata Forneria Marconi, che andò dall'altra parte dell'oceano e si impose come gruppo fondamentale di rock a tutti i livelli nell'America, in quell'America che viene così chiusa a tutti i gruppi italiani che vanno all'estero. E noi abbiamo qui un rappresentante, il rappresentante, il frontman per eccellenza della PFM, Franz Di Cioccio. Ciao, ecco, ciao Franz. La difesa ha detto frontman. Cosa vuol dire frontman? Frontman è l'uomo... Credevo che facessi il batterista. Anche. Ah.
Frontman è quello che sta davanti, che praticamente fa la, serve da comunicazione fra la musica del pubblico e il pubblico stesso. Cioè, in Italia non esiste questa terminologia, perché se andiamo a analizzare tutti i gruppi, hanno una, un Boy George, hanno una, non so, un Phil Collins, hanno un Mick Jagger. Paragoniamoci, per carità, però insomma, per quanto tagliando la barba si potrebbe si può fare senza barba. Frontman, volevo chiedere questo: la PFM, la storia e la leggenda narrano di una PFM che aveva in mano l'America e la mollò. Come è andata la leggenda americana della PFM? Diciamo che è vero in un certo senso, perché nel momento, tu prima hai citato una cosa dicendo dei Pugs sono primi in classifica, all'epoca quando noi siamo andati in America eravamo primi in classifica, e poi avete preso anche un disco d'oro in America, mi pare. In Giappone, un disco d'oro in Giappone. E numerosi riconoscimenti, fra l'altro. Of course. Allora, esperienza americana, di. Esperienza americana, niente, narra di questa cosa. Noi abbiamo deciso di rinunciare a dei facili guadagni qui, in queste estate calde dell'epoca, per andare in America, più che altro per ficcare il naso nel business americano, perché diciamo che le mani le avevamo giuste, cioè non di quel tipo un po' ingessato così, no? Ma la mano che andava, avendo dentro alcuni anni di conservatorio un po' tutti, ma siamo andati a vedere esattamente come si faceva a stare sul palco, come si affrontava il pubblico di petto, perché è una cosa che in Italia non succede quasi mai. Ecco, questo è il classico aereo della compagnia di bandiera, sottofondo c'è Altaloma, che è un pezzo del nostro album live, ponti di Brooklyn non mancano, avevamo un giro organizzato direi micidiale, molto feroce, spalla a gruppi come Beach Boys, Fleetwood Mac, Allman Brothers, Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple, Beach Boys, Jay Guys Band. Invece questa è uno spezzone preso dalla televisione, in un famoso programma musicale che diciamo è il Mr. Fantasy americano. Ecco, qui stiamo divertendoci, si suonava esclusivamente in diretta. Questo invece è l'aereo personale, all'epoca si usava, ci sbizzarrivamo. Dicevo, fammi riprendere quella nuvoletta, famoso billboard della pubblicità dei nostri dischi, perché si usa il murales così grande per la pubblicità. Un concerto a New York, immagini sono molto brevi e veloci, ma dobbiamo commentare. Ecco, questo è il famoso Winterland di Bill Graham, San Francisco, qui macchine con tetti apribili, belli piedi fuori che non fa mai male. Diciamo qui, ecco, le cascate del Niagara, siamo andati a vedere solo per vedere se c'era ancora lo spirito di Marilyn Monroe. Ecco, stretta di mano, doverosa per i pionieri. Ecco, Holiday Inn. Qui c'è la famosa Altaloma, il pezzo al quale abbiamo dedicato Sottomarino Finto, in questo paese dove tutto quanto è finto, però tutto quanto fa spettacolo, si usava dire anche di qua. L'elicottero, ecco, questa è l'immagine di un concerto grandioso con 250.000 persone, si poteva accedere solo con l'elicottero, un'esperienza direi notevole, grandi mega concerti. Qui siamo invece in un altro concerto, il concerto della registrazione dell'album live. Qui c'è il debosciato di Fan 18 che salta come un grillone, con una bella faccia tosta perché indossa un kimono giapponese a Tokyo. E non sapevo cosa c'era scritto dietro la mia schiena, però mi sono fidato. Uno dei primi che voltava le spalle al pubblico. Sì, un frontman di spalle. Scusate, perché non siete rientrati allora? Non andate bene, nostalgia? No. Qui mi permetto. Scusami, posso dirlo sinceramente. C'è stata una, uso una parola difficile ma non fateci caso, dicotomia, c'era alcuni del gruppo, perché eravamo a Tampa, che è vicino dove c'è Flipper, quello del delfino, quello che corre lì a Miami. Niente, il sole era stupendo, però alcuni si erano fissati che quello di Courmayeur era meglio. A quel punto lì non sapevamo più cosa fare, Mamone ha fatto una decisione molto salomonica, ha detto arrangiatevi boys, questi sono i biglietti, tornate pure a casa. Beh, questo non è nostalgia. Questo non è assolutamente, mi permetto di fare un'ulteriore accusa ai gruppi, anche se è uno dei gruppi che io amo di più, ovviamente, perché se, come dicevamo prima, gli Ara è un gruppo che si è sacrificato per una creatività nuova, la premiata si è sacrificata per poter portare la musica italiana fuori. Sicuramente la critica che faccio alla premiata è che di fronte a una richiesta di suonare all'Academy of Music nel periodo di Natale ha preferito, e questi sono i fatti, andare a sciare a Courmayeur. Ha preferito ora al 17° piano del Salt Lake City, dell'Holiday Inn di Salt Lake City, mi rimanevano solo due condizioni: o ridare i biglietti oppure buttarli in piscina. Di conseguenza, ovviamente, siccome il manager è manager, sì, però non è certamente una persona che può andare oltre a quelle che sono le decisioni del gruppo, si sono voluti giocare
il loro successo americano. Ecco, mentre andava prima il filmato dei Pooh, la testimonianza sul luogo del delitto, c'era un membro della giuria che si agitava e sembrava volesse dire qualcosa. Che cosa hai da dire? Volevo dire che quando si parlava della musica italiana, volevo ricordare al pubblico che un disco, i Pooh, l'hanno già fatto per l'America, ma è tornato tutto a casa e quindi mi sembrano che siano completamente impreparati per andare all'estero. Io volevo invece rispondere alla giuria e dire che un conto è fare un'operazione di un disco e un conto è da parte dei discografici gestire un'operazione per volare al di là degli Stati, al di là dell'oceano e arrivare negli Stati Uniti. E qui Mamone può benissimo spiegare che cosa vuol dire arrivare in USA. Giustamente però lui ha ragione, perché in effetti voglio dire... Solo fino a un certo punto? No, cioè, diciamo che ce l'ha totalmente, perché ovviamente non si può andare all'estero pensando di andarsi da superstar. Si deve capire che bisogna andare all'estero cominciando a suonare al Whisky, al Bijou Café di Philadelphia, al Whisky Los Angeles, al Roxy di Los Angeles, all'Ebbery di Denver, Colorado, di conseguenza tutti i posti dove ci stanno 150 persone, dove il palco è di 4 metri per 2 e non i soliti 16 per 12, eccetera. Bisogna ovviamente capire che si deve andare con dei contratti precisi. Ecco, ci vuole una volontà gestionale. Giustamente, una volontà gestionale, sì, qui è vero, non tutte le colpe ricadono sui gruppi, ma la condiscendenza è un brutto male. Quando ci sono multinazionali che preferiscono tenersi nei cassetti i dischi degli artisti perché, e questo sono casi di tutti i giorni, perché invidiano nel caso l'artista di successo con una multinazionale diversa, beh, questo è chiaramente tarpare le ali. Multinazionali sotto accusa, ma c'è anche chi cerca di rilanciare il prodotto italiano e complessi italiani che non hanno gettato la spugna, come i New Trolls, che hanno cercato di tornare recentemente alla ribalta. Sopra New York City. Fra i complessi che non hanno gettato la spugna ci sono senz'altro i New Trolls, il quartetto tornato alla ribalta con buoni risultati dopo aver fatto alleanza con il poeta per canzone Mogol, che ha scritto per loro un brano intitolato America OK, un po' revival, un po' stelle e strisce. Vistoso soprattutto, come vedete, un lancio d'aerei da turismo con tanto di atterraggio finale, come vedremo fra poco su Rolls Royce bianca, Brindisi, e vedete le facce completamente cambiate, via i peli superflui, via le barbe, tranne uno, se no poi non le riconosceva nessuno, e vestiti un po' da Beatles all'italiana. E via, New Trolls alla riscossa sempre nella vecchia formazione, Nico Di Paolo, Vittorio Descalzi, Gianni Belleno, Ricky Belloni. Ma guardateli come sono cambiati. Studio solo all'Actor Studio, per questo qui non studio mai, ascolto solamente radio, con voci American DJ. Bene, i New Trolls alla riscossa, ma è questa la strada per rilanciare lo spettacolo della musica leggera italiana a livello di complesso? La parola all'accusa. Ma ci vuole ben altro, secondo me, che lo champagne, le Rolls Royce, gli aerei ce li hanno tutti, ce l'ha perfino la Iazzone oramai, e di conseguenza credo che l'accusa più specifica da fare ai gruppi italiani oggi sia quella che non riescono a fare spettacolo in quanto non si sanno divertire sul palco. Se vogliamo analizzare gli unici gruppi che si vedono sorridere sul palco sono stati La Premiata, gli Area e forse oggi qualche napoletano. Tutti gli altri sono troppo seriosi. Questa è la prima cosa che bisogna imparare a fare se si vuole essere un gruppo da spettacolo. Che futuro esiste per i gruppi italiani? Sono da condannare, da mettere sulla forca tutti o da assolvere? Cominciamo con sentire la requisitoria dell'accusa. Li condanno o, diciamo meglio, li assolvo con formula dubitativa, insufficienza di prove, perché entrano delle componenti terze che sono quelle di tutti gli addetti ai lavori, i critici anche, che prima li osannano, poi fanno del loro articolo il proprio palcoscenico, come sappiamo tutti, e di conseguenza li abbattono. Lei allude. Oggi parlare ovviamente male di una persona di successo ovviamente porta a credibilità, questo è il modo di fare critica e di conseguenza... Processo ai critici nell'altra puntata, allora. Perfettamente, voglio esserci. Fatto inconsueto, la pubblica accusa chiede la soluzione con formula dubitativa dei gruppi italiani perché evidentemente hanno molte attenuanti. La parola alla difesa dei gruppi italiani.
Chiedo ovviamente la soluzione piena perché ci sia una presa di posizione molto responsabile da parte discografici e finalmente favoriscono la nascita e la vita dei gruppi, e anche da parte del pubblico perché alla fine non accetti supinamente tutto quello che arriva targato Made in USA, ma ci sono anche molte cose, come hai dimostrato, che oggi possono benissimo reggere a livello competitivo internazionale qui in Italia. Allora, che le teste dei complessi italiani, Mattia Bazar, New Trolls e tutti gli altri, Banco, pendano dalle forche di Mr. Fantasy o meno, dipende a questo punto esclusivamente da voi che vegliate impavidi nonostante l'ora. La vostra sentenza va indirizzata a Grunt, Mr. Fantasy, Viale Mazzini 14, 00195, Roma. Della notte chiudono qui il programma in questa danza in mezzo ai grattacieli. E allora, per la serie Basta con le parole, questa sera una chiusura lampo. La buonanotte a tutti. Things begin to change. Things don't seem quite alive.
Mr. Fantasy è tornato, il programma si chiama Mr. Fantasy Reload and Rewind, lo potete vedere tutti i mercoledì su Rai Extra. Questo è se voi avete un televisore, ma se voi invece lo volete vedere in una maniera diversa, lo potete vedere 24x7, quindi in qualsiasi momento della settimana, on demand, sul sito www.mrfantasy.rai.tv. Le più emozionanti.